Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo su un episodio di PokéGoogle, ma prima di iniziare riguardo a questa serie ho da farvi un annuncio davvero importante. Difatti ragazzi, grazie a un'idea trovata nei commenti dello scorso video e della quale probabilmente troverete la citazione qui, ho deciso di rinominare questa serie da PokéGoogle a SleekGoogle, utilizzando come nome il nome di uno dei Pokémon di sesta generazione, in questo caso ovviamente SleekGoo, che finisce per l'appunto con una G e due O, e mi sembrava davvero carino chiamare la serie in questo modo. Detto ciò ragazzi, nello scorso video abbiamo raggiunto le 5.000 visualizzazioni e è andato davvero benissimo, cioè è andato troppo bene quel video. Perciò ho deciso di riproporvi ancora una volta questa serie. Mi raccomando, se vi piace continuate a lasciare tanti like, commentate consigliandomi nuovi temi e iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete un mio video e non siete ancora iscritti. Detto ciò ragazzi, iniziamo subito con l'argomento di oggi, che avrete già capito dal titolo, e che è... Che poi che cazzo faccio tutta sta tensione, che lo sapete già. Funny Pokémon Cosplay. Sì, l'avevo già cercato per vedere se ci fosse cosa strana. Ho chiuso subito la pagina perché aiuto. Immagini. Cos'è? No. Ok. Beh, questo, raga, è il pedo Mr. Mime per eccellenza. Cioè... le ginocchiere da pallavolo, ma perché? C'ha la bandiera del Giappone. Ok raga, questo è terrificante, ma ne ho appena visto uno di fianco a questo coso qua, che è degno del migliore designer di Milano proprio, che sarebbe questa roba qua. Io, sapete che quella faccia mi ricorda qualcuno? Quella faccia vi giuro che mi ricorda qualcuno. E nel frattempo da notare lo sguardo di Zelda là dietro, che giustamente si chiede che cazzo ci fa lì, cioè nel senso perché è lì. Poi c'è il Giappo lì dietro che invece distoglie lo sguardo schifato. Guarda, nessuno lo guarda, c'hanno tutti paura, tutti dal primo all'ultimo. C'ha delle ciambelle al posto delle tette, va benissimo così. Cioè, ma perché un uomo? Tra l'altro poi questo qua sarà pure, cioè non mi sembra giovane. Perché un uomo dovrebbe rovinarsi la reputazione della vita in questo modo, raga? Cioè, al prossimo Games Week vi voglio tutti così, raga. Se qualcuno si presenta con questo cosplay, password e email del canale, guarda, assicurate proprio, ve le do in mano proprio, su un foglio ve le scrivo, con l'autografo, la password del canale. Sì. Cioè, nel senso... Sì. Ok. Sì. Qua c'era una carenza, un budget ristretto di persone, quindi giustamente... Oh no, ok, raga, questo è l'obiettivo... Oh, questo è geniale. Questo è geniale perché sei una persona da sola, non hai alcun amico, devi fare un cosplay di un executor. E giustamente ci piazzi due Drifloon shiny messi lì così out of nowhere. Questo cosplay, raga, è geniale. Figliolo giapponese mio, aspetto executor formalola, raga. Adesso voglio... Alla prossima fiera giapponese ti voglio con executor formalola. Ormai sei costretto, la tua fama ti precede. Abbiamo qui un Blastoise con problemi di Sticky Cats, ragazzi. Questo Blastoise, purtroppo, come potete vedere, che tra l'altro mi sembra tutto meno che un cosplay. Diciamo, questo Blastoise è al bagno ed ha dei problemi di cagata, cioè lui non riesce. Come potete vedere dalla sua espressione affranta, lui non riesce, sta soffrendo. E quindi ragazzi, un like uguale una prugna per questo Blastoise per riuscire a adempiere i suoi doveri fisiologici, diciamo. Io ripeto, quando dico queste cose qua mi vergogno pure dentro, cioè, proprio nel cuore. Questi sono gli effetti del Pokéras. Questi sono gli effetti del Pokéras. Ma tra l'altro chi cazzo c'ha delle robe così lunghe? Cioè, porca troia, pure se fosse un uomo, che cazzo è quella roba lì, Dio Bono? C'è un braccio che copre la Salerno, Reggio Calabria? Poi vabbè, ovviamente sto tralasciando l'espressività della cosa, perché qua la strabicità sta guardando in alto, tipo, signore, ti prego, sopprimimi. Perché se io cerco cosplay Pokémon,
Vabbè. Cos'è? Ma perché? A parte che, tipo, il cosplay è bello, ma. Ma perché uno dovrebbe fare una roba del genere? Ma le malattie, se, questo qua non so se è lui, ma mi ricordo, avrete presente il Pink Guy, quello che c'è tipo su YouTube che va in giro a urlare: "I have a cancer, boss!" Lui, ce l'hai proprio il cancro, cioè nel senso si vede proprio intrinseco in te stesso. Madonna, che roba. Poi, vabbè, lasciamo perdere i dettagli con cui sono stati fatti gli occhiali, che probabilmente sono degli occhiali da sci, però tralasciamo un naso che è proprio quello di Butterfree spiccicato da clown svenuto nella strada sulla tangenziale, no, veramente. Passo oltre perché, ovvi. Perché? 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 Dimmi perché uno dovrebbe fare una roba del genere. C'hai 30 anni e vai alle fiere. Cioè, che ci sta a 30 anni fare il cosplay? Ma questo no! Non puoi andarmi in giro così, ti prego! Madonna, fai un cosplay di Snorlax. Fai un cosplay di Snorlax. Più semplice, raga. Perché uno dovrebbe fare una roba del genere? Però ha le tette. Così glielo concediamo. Ha le tette. Le vedete lì? Tipo, cioè, poche, però ci sono. Il cosplay non è sbagliato al 100%. Abbiamo qualcosa di decente. A differenza, invece, a differenza di questo cosplay. Oh Gesù Cristo. Allora, ho come la netta sensazione che sia tipo. Allora, dovrebbe essere. Adesso non vorrei dire una cagata. Però dovrebbe essere abbastanza. Cioè, molto, diciamo, homemade come cosplay. Perché dovrebbe essere un ombrello al quale è stato incastrato sopra un telo marrone con tutti i disegni dell'eccezione. E poi è stato fatto volare giù. Questo sarebbe un Diglett. Cioè, nel senso, è un Diglett un po' grosso. Però, vabbè, raga, ci si accontenta. Più che altro è scandalizzante Snorlax, sinceramente, ragazzi. Con quei pantaloni lì, veramente da casalingo. Che non so neanche se esiste in italiano. E, invece, quello di Psyduck che è un cosplay che più o meno. Cioè, non è ancora definibile cosplay. È solo tipo un vestito giallo con un cappello di papera in testa. Però siamo lì. Però Snorlax. No, 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 ti prego. Si vergogna anche lui, raga. Si vergogna. Guardatelo in faccia. E non potete perché ce la fa giù. Si vergogna. Si vergogna tantissimo quest'uomo. Non ha più una dignità. Signori, signori, l'abbiamo chiamato. È tornato dalle fiere in Giappone. Solo ed esclusivamente per noi. Eccolo qui il ragazzo, il cinese di prima, che ci viene fuori con questo Executor Formalola. Un po'. Cioè, diciamo che ha. Poi, diciamo, Parkinson, con le malattie. Quello lì, che cazzo? Perché il cosplay di un. Mi viene da piangere per queste persone. Questo penso sia il cosplay di un Pokémon Market. Cioè, domani, raga, faccio il cosplay di casa mia. 350 like e faccio il cosplay del Duomo di Milano. Vi voglio qua. 350 like e lo faccio. Minchia, se li raggiungiamo, poi finisce male. Finisce male se li raggiungiamo. No, raga, questo cosplay decente stona. Non va bene. Cambia immagine. Ok, adesso ci siamo. Adesso ci siamo con questo sguardo clamorosamente da cerca figa. E poi questo. Guarda, si è piegato pure il microfono dalla vergogna. Con i tatuaggi quelli belli, una virilità che esplode da tutti i pori. Questo taglio di capelli molto frangetta, triste. E poi c'hai lo scroto a forma di Jigglypuff. Secondo me questo me lo bannano da Family Friendly, ma tipo tantissimo, raga. Perché una roba del genere non possono farla vedere a un pubblico impressionabile, cioè veramente. Non si può. Raga, sapete qual è il problema? Che io poi, mentre guardo sto coso, guardo i cosplay di sopra e trovo questo. Ora, guardatelo e cercate di non ridere. 10 secondi. A quanti minuti siamo? Ok, sto registrando a 12 minuti. 12 minuti per trovare la fonte di eterna giovinezza. Questo è ciò che cercavo. Questo è ciò che il mondo cerca. Ci avete presente la ricerca all'oro, no? Ricerca all'oro, cerchi l'oro. Poi cos'altro si cerca? Si cerca la vita eterna. Si cerca la felicità. E poi lui. Poi lui. Cioè, questo coso.
Ho notato adesso che la testa sbuca di sopra come se fosse figa un bernoccolo. Cioè, lo prende in testa pure sua madre col mattarello quando lo vede sto coso qua entrare a casa, Dio buono. Tra l'altro, raga, io da piccolo una volta ho sognato che mi tramutavo in un Grimer. Cioè, non... magari un po', ero un po' più bello di questo, ve lo giuro. Però da piccolo avevo sognato una volta, mi è venuto in mente adesso, che io mi ero tramutato in un Grimer durante la notte che andavo in giro per la casa. E nulla, cioè, giusto per raccontarvi la malattia che c'è qua dentro. Questa sarà la mia famiglia. Questa sarà la mia famiglia un giorno. Io voglio essere adottato da voi, vi prego. Io voglio andare in giro così. Notare lo sguardo della commessa della serie. Datemi una sedia elettrica. Io direi che con questa opera d'arte scolpita da Canova possiamo tranquillamente chiudere il video di oggi. Tra l'altro, no, vabbè, non facciamo commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati, premete la campanella, cercate di non sboccare al prossimo video di Sleek Google, perché adesso si chiama così, noi ci vediamo in un prossimo video.